Bene, cari amici, cominciamo le nostre puntate di Scriptor, prima puntata. Oltre a me e Marcello, che insomma ci avete già visto, abbiamo con noi i nostri primi tre concorrenti. Laura, ciao Laura. Ciao. Alessandro Domenici. Salve. E Alessandro Licchetta, abbiamo un doppio Alessandro oggi. Ciao a tutti. Allora, se vedete che c'è un attimo di ritardo, ovviamente è dovuto al fatto che magari c'è un leggerissimo ritardo nella connessione, non è che insomma ci imbamboliamo anche noi, perché vedo anche Marcello, secondo me, ha qualche decimo di secondo di ritardo. Velocemente, per non perdere tempo, cosa faremo oggi? Esatto. Cosa faremo oggi? Allora, il giorno tanto atteso dei pitch. Esatto, quindi noi daremo 2 minuti a testa ai nostri concorrenti, prima ovviamente uno alla volta, per non sovrapporli, dopodiché vi chiederemo, daremo un voto al vostro pitch e chiediamo anche agli altri due colleghi di valutare il pitch del collega, cioè quando Laura farà il pitch, Alessandro e Alessandro valuteranno anche il suo. Quando vi chiamo per cognome, Alessandro, per non confondermi, quando Domenici farà il suo, Laura e Licchetta faranno il suo, daranno la valutazione, quando Licchetta farà il suo, Domenici e Laura valuteranno anche loro assieme a noi. Quindi diciamo, oggi faremo un giro fatto in questo modo, quindi attenzione. Alla fine di questo momento di confronto sul pitch vi sveleremo quali sono le due prove, che noi sappiamo già, che vi chiediamo di scrivere, sono due testi abbastanza brevi come tipo di come numero di caratteri, che vi chiediamo di compilare per la prossima puntata, cioè per la prossima mezza puntata. Quindi le puntate in realtà sono divise in due spezzoni, anche perché nel mezzo vogliamo dare la possibilità al pubblico di votare gli elaborati che scriverete da qua a breve. Ok, quindi oggi pitch, intervallo in cui ci consegnerete il test e verrà votato, e faremo la chiusura del primo. Questo era per spiegare un pochino come operiamo. Qualcuno vuole iniziare? Siete già pronti? Vogliamo iniziare da Laura? Vogliamo iniziare da Licchetta, da Domenici? Chi di voi si sente di partire? No, facciamo iniziare prima la fanciulla, ci mancherebbe. Beh, questa è una... Allora, intanto che facciamo il pitch, chiedo ai colleghi di mettere in muto, così non facciamo sentire altre cose, non distraiamo la nostra, la persona che sta facendo il pitch. Prendo io i 2 minuti con il cronometro. Quando scadono i 2 minuti io vi interrompo. Scusate se a volte capita che vi sembro sgarbato, ma in realtà il gioco è giusto per tutti e quindi si tratta di avere 2 minuti tutti quanti uguali. Quando Laura sei pronta, puoi cominciare. Quasi, dai. Ok. Sì? Dai, vai, prima inizio, prima finisco. Dai, forza. Dammi un via. Pronti? Vai. Dunque, io non sono abituata a parlare in pubblico, quindi succede che inizialmente avevo pensato, visto che sapete tutti benissimo in questo periodo in particolare che quando ci viene vietato di fare una cosa, ci viene una voglia irresistibile di fare proprio quella cosa lì, ecco, io ho pensato di dire no, non leggete assolutamente il mio libro, no, è vietatissimo, in modo da far nascere in voi una curiosità impellente di sapere che cosa c'è scritto. Ma ho paura che questa tattica non funzioni e poi ho moltissima voglia di parlarne, quindi dovrò darvi qualche indizio. Il mio romanzo si intitola L'ora d'aria ed è una storia in cui ho toccato tutti i temi che mi stanno più a cuore, che sono il bene che vince sul male, la vita che riesce ad avere il sopravvento sulla morte, e se lo leggete scoprirete come sia possibile, i sentimenti che resistono al trascorrere del tempo e l'importanza della memoria, che nella mia storia si materializza in alcuni oggetti che ritroviamo lungo tutta la vicenda. È la storia di una donna molto speciale, molto anziana, che si rende conto di aver vissuto così a lungo per uno scopo preciso, che non sa bene quale sia, ma questo è il finale del libro e quindi non ve lo posso svelare.
È una donna che mentre sta aspettando questo evento in un luogo particolare e si prepara quindi al momento finale, ripercorre in flashback le tappe principali della propria esistenza che l'hanno portata fino a lì. Io nello scriverlo ho messo l'anima e spero che le emozioni riescano a trasparire tra le righe. E quindi non mi resta che augurarvi buona lettura. Ci sono stata nei tempi. 3, 2, 1, stop. Perfetta, guarda. Hai avuto anche, ecco, sentite che è partito il timer. Sì. Hai finito anche qualche secondo in anticipo, sei stata a livello di tempi, sei stata molto brava. Sì. Avevo Kibo. programmato di impappinarmi e quindi di riuscire No. comunque a dirvi quello che volevo dire. Mi sembra che sia andata molto bene. Allora, Ok. a livello formale sia andata molto bene. Chi vuole cominciare? Ma facciamo Marcello, poi farei Alessandro, i due Alessandri e poi magari Esatto, chiudo sì. io. Facciamo così? Va bene, facciamo così. Allora, io faccio un attimo considerazione sia di forma che di contenuto, nel senso, a livello formale, diciamo che in quanto pitch mancava quel gancio, quell'enfasi da rapirmi subito. Hai fatto questo breve preambolo, però va bene, ci sta soprattutto quando sono i primi pitch, le prime armi. Nel complesso, la storia. Mi pare che tu, a grandi linee, sia riuscita a trasmetterla, anche se secondo me il cuore non l'abbiamo proprio raggiunta appieno. Hai detto che ci hai messo tutta te stessa, bellissimo, però è interessantissima la storia che è dell'anziana che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, ma secondo me c'era quel qualcos'altro che ci potevi dare giusto per farci venire ancora più voglia. Da un 6 e poi ci sta, non ti demoralizzare sicuramente. I primi pitch è difficile che se non ci si allena, non ci si abitua, non ci si sbatte un po', possono essere meno efficaci di quanto vorremmo. Però ci sono anche le altre prove su cui sicuramente rifarti. Nell'attesa, sulla fiducia, io do la sufficienza piena. Grazie. Allora, passiamo a un Alessandro dei due a scelta. Chi vuole fare di voi due? Vi chiedo di essere abbastanza Salve. brevi Sì. Sì, come faceva Trazzi, perché così riusciamo a stare nei tempi. Vai, Domenici. allora intervengo io e chiedo scusa perché di nuovo mi era un po' partito il collegamento, quindi sono fuori ora. Se sentite dei rumori delle macchine che passano, è perché transitano dietro di me. Quindi ho perso purtroppo i primi 10-15 secondi, il cappello. In ogni caso la storia l'ho sentita e devo dire che anche se non ho colto il genere, quindi se è un genere, diciamo, mainstream, se c'è delle componenti anche surreali legate alla questione del senso della vita, che poi capisce lei, o metafisica, ecco, vorrei dire, però complessivamente a me mi ha incuriosito, ecco. Diciamo che è un libro che mi metterei a leggere. Quindi non ho esperienza di pitch come i giudici, ma a me mi ha affascinato, soprattutto la capacità sintetica di dire di cosa parla il romanzo. Quindi per me è positivo, io direi un 8 pieno per me. Grazie. Perfetto, grazie Alessandro. Andiamo con Licchetta invece, prego. Sì, allora, intanto direi che condivido in buona misura quello che ha detto Marcello, nel senso che mi rendo conto che io in primis di Peach probabilmente abbiamo un'esperienza, almeno io abbiamo un'esperienza molto esigua da questo punto di vista, e il fatto già solo di dover presentare un'opera o un'idea di un'opera di fronte a elementi e persone che sicuramente ne capiscono più di, almeno abbiamo il sospetto quantomeno che ne capiscano più di noi, e per me sicuramente, no, nel senso che per me sicuramente vale questo, non so per gli altri, e sicuramente ti mette nella condizione di sentirti un attimino ristretto e questo sicuramente si è percepito. Probabilmente anche il fatto che si sia percepito va in qualche modo a inficiare forse su quello che è
e l'entusiasmo che si dimostra. Quindi io ho apprezzato molto, cioè si vede che c'è del cuore, si vede che c'è dell'anima. Quello che manca, dovuto proprio forse all'ansia e a quello che può scaturire dalla preoccupazione di non sapere esattamente cosa dire in 2 minuti, è dovuto appunto principalmente a quello. Quindi io condivido quanto detto da Marcello, ma ho sentito cuore, quindi mi sento che più che 6 mi sento di dare più 7, ecco. Grazie. Perfetto, chiudo io. Allora, velocemente, allora si vede che ti eri preparata, nel senso ti eri allenata anche con i tempi, ed è una cosa apprezzabile, perché vedo persone che cominciano a fare pitch e dopo 2 minuti non hanno neanche finito l'introduzione, quindi questo ti fa onore. Anch'io non ho capito il genere, forse perché non l'hai detto, cioè, o meglio, io conosco tutta la storia, però una persona che non l'ha letta non capisce probabilmente esattamente quale genere sia. Il genere poi non è obbligatorio, però se noi indichiamo un genere di riferimento, è chiaro che allo spettatore, o al, in questo caso, diciamo, il produttore, la casa editrice a cui state raccontando il libro, ha già un certo tipo di riferimento, no? Perché questa storia qui potrebbe essere un giallo, come potrebbe essere un fantasy, no? Potrebbe essere tante cose quello che racconta, tutto come tipo di storia. Ecco, questi sono piccoli consigli. Mi è abbastanza chiara la storia, lo svolgimento, che cosa troverò nel libro. Questo è stato spiegato piuttosto bene, chiaro che poi non va spiegato tutto e tu l'hai fatto bene. Quindi, detto ciò, io confermo il 6 di Trazzi, nel senso è una sufficienza, perché comunque ci hai lavorato, si vede, è un pochino da affinare, però mi rendo conto che probabilmente è una delle prime volte, come dicevi tu, che lo fai, e quindi insomma, diciamo, è un inizio, ecco, è un inizio che ci sta assolutamente. Sì, è il mio primissimo pitch e forse anche l'ultimo, non lo so, però no. Il mio mestiere non è parlare in pubblico, quindi non, assolutamente non sono abituata e sono molto tesa, questo senz'altro. Però adesso sono più tranquilla. Allora, chi vuole fare quello dopo? Domenici o Licchetta? È indifferente. Vado io, così manteniamo il solito giro. Sì, aspetta che preparo il timer. Benissimo. Adesso ti sento bene, vedo dei tetti, però non c'è problema. Allora, ti do il via io, 3, mi ricordo, 2 minuti. Vai. Allora, 3, 2, 1, vai. Allora, il lavoro che vi presento è legato al tema della memoria e soprattutto all'inganno della memoria. La memoria spesso viene, il ricordo spesso viene sopravvalutato in quanto fonte di attendibile di verità. Nella realtà ormai è stato dimostrato da molti studi che non sempre i nostri ricordi sono quello che realmente è accaduto, anzi, talvolta è l'esatto contrario. E partendo da questa idea, da questi studi, ho scritto, o meglio, ho realizzato il soggetto di un romanzo di genere noir ambientato nell'epoca presente nella città di Viareggio. Si tratta di un uomo di 40 anni che è un ex giocatore di scacchi professionista, un gran maestro, che però si è ritirato dagli scacchi ed ha un'ossessione. È ossessionato da un ricordo legato ai tempi in cui andava a scuola, quando in settimana bianca fu sottoposto goliardicamente dai compagni ad un atto di prova, una prova di coraggio, camminare lungo il cornicione dell'albergo. Cadde, si ruppe la gamba, rischiò moltissimo. E l'ossessione è legata al fatto che poi, negli ultimi tempi, questi suoi aguzzini, che sono 4 ex compagni di scuola, hanno tutti avuto una fine tragica. 3 sono morti, 2 suicidi, 1 è stato ammazzato. E il, potremmo chiamarlo il capobranco, ha cercato di contattarlo, Franco, e non è riuscito a trovarlo perché sta chiuso in casa e da anni non si fa vedere da nessuno. In più c'è un altro fatto misterioso. Infatti quando fa un check-up per problemi di salute, scopre da una radiografia che a quanto pare lui non si è mai rotto nessun arto. Cioè dalle ossa, dall'esame delle ossa, risulta che lui non si è mai spezzato nessuna gamba. E quindi comincia a mettere in dubbio i suoi ricordi e vuole indagare.
E abbinato a questo c'è un'altra figura nuova, femminile, una giornalista che... Scusa Alessandro, scaduti 2 minuti. Mi dispiace, ma dobbiamo farlo uguale. No, ma va bene, ho detto tutto. Ok, allora, vogliamo sempre mantenere lo stesso ordine così non facciamo confusione, iniziamo sempre da Trazzi? Molto volentieri. E allora, ahimè non abbiamo potuto sapere la giornalista. Comunque, cosa volevo dire? Che il tema della memoria è un tema che anche per me è molto caro e mi piacciono molto appunto tutte le ambiguità che la mente o i ricordi possono creare o che suggesti possono creare per romanzo, storie del genere, tenendo conto che uno dei miei film preferiti è Memento. Quindi direi un 8 per il contenuto, per la storia in sé. Mi hai preso, ti stavo seguendo fino a quando non si è passato al discorso degli accertamenti dell'attacco che evidenziano che non si era mai rotto niente. Ho avuto un attimo, mi sono perso un attimo lì in interesse, però poi quando mi hai buttato giù questa cosa del fatto che appunto non è riscontrata mai nessuna frattura, hai rilanciato, quindi questo voto è alto, sia per la storia, sia le potenzialità che mi solleticano, che comunque per il dosaggio dei momenti in cui hai posto il pitch. Bene, Trazzi, ho capito bene, 8 quindi? Grazie. Ok, chiediamo a Laura, prego. Sì, a me, dunque, non sono riuscita proprio a seguire benissimo tutti i 2 minuti, nel senso che alla fine, cioè, nel secondo minuto hai messo un sacco di informazioni e mi sono un po' persa. A me bastava giocatore di scacchi per attirare la mia attenzione, perché comunque vuol dire che c'è tutto un ragionamento dietro probabilmente anche la vicenda, quindi io presumo che non sia il fatto che il personaggio sia un giocatore, un ex giocatore di scacchi, un maestro, eccetera, presumo che sia un indizio su una trama piuttosto articolata e quindi sicuramente io già con questo personaggio, a prescindere, leggerei il libro per scoprire che cosa succede, che è una cosa che mi incuriosisce, quindi ti dico, penso che non sia a caso un giocatore di scacchi, quindi mi piace e quindi direi 7 assolutamente. Un po' ti darei di più, però veramente nella seconda parte hai messo troppa carne al fuoco, io non sono più stata in grado di seguirti. Grazie Laura, grazie. Perfetto. Andiamo con l'altro Alessandro, Licchetta, vai. Io faccio 2 brevi premesse, la prima è che spesso per me è difficile seguire una persona che parla, non a lungo in questo caso, ma dà tante informazioni nel dettaglio, e l'altra premessa è che hai iniziato a introdurre una storia di un genere che a me personalmente non appassiona tanto. Viste le premesse, sono riuscito molto a seguirti, abbastanza insomma a seguirti, il che vuol dire che comunque sì, hai trovato un modo per acchiappare, diciamo così, la mia attenzione pur con le premesse di qui sopra, e mi è spiaciuto non sentire l'epilogo, ma chiaramente non è stato, insomma, non era previsto probabilmente, e ti avrei dato di più, ma appunto mi sento di in qualche modo colpevolizzare, tra virgolette, il fatto di non essere riuscito a stare nei 2 minuti, quindi per me 8, complimenti comunque. Grazie. Bene, adesso chiudo io. Allora, hai citato il genere, non so se l'avevi già preparato così oppure se l'hai aggiornato con quello che dicevo prima, no, sto scherzando. Allora, è chiaro che uno quando indica il genere del libro di cui sta parlando, come nel tuo caso, dà già un certo tipo di inquadratura. Dice anche il tema degli scacchi, che tra l'altro adesso è un tema che ha avuto grandissimo successo con la serie su Netflix, La regina degli scacchi, è un tema che adesso è diventato piuttosto mainstream, mentre magari prima era un tema un po' più di nicchia.
La storia l'ho seguita bene e concordo sul fatto che nella seconda parte è diventato un po' più caotico, nel senso a un certo punto come se la storia fosse piuttosto chiara, poi una serie di sovrapposizioni di informazioni, e il fatto che non sia riuscito a starne 2 minuti a raccontarci come finiva, vabbè, insomma, diciamo più o meno si era capito, però ecco, magari leggermente tarare un po' più il discorso. Per quello che mi riguarda è un 6,5. Grazie. Bene, allora adesso direi di andare con l'altro Alessandro, cioè Licchetta. Allora, vado, attenzione, preparo il timer, aspetto un secondo. Allora, sei pronto, Licchetta? Scusa se ti chiamo per cognome, sembriamo a scuola, ma... ma ci mancherebbe. Allora, 3, 2, 1, vai. Allora, immaginiamo un mondo diviso in due continenti. Questi continenti di fatto non si parlano, quindi è come se fossero divisi da una sorta di muro invisibile, invalicabile, quindi a tutti gli effetti immaginario, ma esiste. È come se fossero quindi due mondi all'interno dello stesso pianeta che non è chiaro quanto si percepiscano l'un l'altro. Esiste una specie che noi possiamo andare a indicare come un essere umano, anche se di fatto non parlerò mai di un essere umano, che già alla nascita presenta una sorta di scissione, nel senso che l'anima di ogni individuo è divisa in due metà. Una metà più spirituale, che andrà in uno dei due continenti, o mondi, e un'anima più razionale, che andrà invece a vivere nell'altra. Questa porta nei secoli, insomma nei millenni, alla formazione di due società diametralmente opposte. Quindi avremo, da una parte, una società che si è basata, diciamo così, su una componente più spirituale, ha dato vita a quello che possiamo definire un classico background che si rifà agli standard dei romanzi fantasy su base medievale, e un'altra invece, quella con la componente più razionale, che di fatto si evolve in una società dominata dalla ragione, estremamente avanzata dal punto di vista tecnologico, ma che di fatto è una società distopica, quindi quasi asettica dal punto di vista emotivo. Ora, il romanzo racconta le vicende di due individui, anche se di fatto, come ho detto prima, è lo stesso individuo che presenta i due alter ego. Uno è uno stregone nel mondo, chiamiamolo spirituale, e l'altro, il suo alter ego, è un detective della squadra omicidi nel mondo razionale. Dopo varie peripezie, questi individui giungeranno innanzitutto alla consapevolezza di quella che è la realtà, impareranno a comunicare, e il fine ultimo sarà quello di trovare un equilibrio tra quelle che sono queste due metà, sia del pianeta, del mondo in sé, ma che chiaramente simboleggiano quelle che sono le due realtà dell'individuo umano stesso, quindi queste due anime che ci caratterizzano, quella spirituale e quella della ragione, che sono spesso viste come una dicotomia, quando in realtà l'obiettivo, diciamo... Alessandro, finito. Finito. Pari per tutti, quindi mi dispiace, non voglio essere scortese, ma le regole sono valide per tutti quanti. Allora, cominciamo con Trazzi, manteniamo lo stesso ordine, vai. Sì, allora... Intanto voglio essere sicuro se ho mancato io o non ho sentito il motivo per il quale le due anime devono lavorare insieme. Non l'ho detto io. È una domanda veloce. Perfetto. Allora, ecco, secondo me qui manca proprio, se il calcio della storia è come si incontrano e perché devono collaborare in un pitch, non dico che me lo devi spiattellare, però fammelo capire, perché penso che sia fondamentale. Dato che mi hai dipinto molto bene il contesto in cui si muovono questi due personaggi, che poi sono due parti dello stesso personaggio, non dico, è uno dei cuori pulsanti il perché si trovano a dover collaborare insieme queste due anime. E quindi per questo do un 6,5, perché l'esposizione è stata molto ricca, e capisco che c'era necessità di descrivere il mondo in cui erano divisi, ma allo stesso tempo porti molti dettagli che ti azzoppano un po' nell'esposizione globale della storia emotiva del tuo racconto, e appunto non sono bastati 2 minuti. Capisco che è molto ricco il tuo progetto, e
do 6,5, posso, anzi facciamo 7, perché intravedo comunque del succo, però sarebbe stato bello se ci fosse stato, come posso dire, fosse stato presentato di più questo succo, perché c'eravamo quasi, poi è scaduto il tempo. Va bene, ti ringrazio. Allora, andiamo con Laura, direi. Sì, io sono una fan di Stephen King e ci ritrovo un po' del Talismano. L'hai letto, Alessandro? No. No. Conosco e seguo King, ma non ho letto il Talismano. Ok. Ci sono questi due mondi paralleli e quindi quando hai presentato la vicenda mi è subito venuto in mente questo libro che io adoro, tra l'altro. E quindi, non lo so, da un lato ti dico, inizialmente, sulla base di quello che hai detto, ho detto non è assolutamente il mio genere. Poi, andando un pochino avanti, un po' che mi sono ritrovata nel mio Stephen King e un po' che mi sono comunque incuriosita su questa faccenda di questo possibile incontro tra i due mondi, e quindi è un libro che, ti dico, nonostante inizialmente io sul fantasy medievale abbia delle riserve, direi che avrei piacere di leggerlo, e quindi ti do 7,5. Grazie. Perfetto, grazie Laura. Sentiamo Domenici adesso. Salve, sì. Allora, la presentazione è stata molto chiara, o meglio, si vede che ci hai lavorato e hai voluto presentare bene questo mondo. D'altronde però, alla fine io sono rimasto un attimino perplesso, perché mi sono rimasti dei vuoti che però non sono state delle semplici curiosità, ma proprio dei vuoti di comprensione. Quindi non ho capito se questi due mondi, per esempio, sono due mondi reali o se accadono tutti nella testa, perché poi a livello fisico, non ho capito, si sdoppia questa persona, cioè si creano due persone diverse partendo da un'unica fecondazione. Mi sono un po' perso. E poi un'altra cosa che mi lascia perplesso è questa ricchezza di generi. Io sono un amante della fantascienza, sia cinematografica che letteraria, un po' meno del fantasy. Ecco, qui c'è la fantascienza, c'è la distopia 1984, c'è King, c'è Il Signore degli Anelli. Ecco, questa così sovrabbondanza forse un po' mi spaventa, onestamente non mi sento di dire che lo leggerei, ecco. E quindi se devo misurare, ecco, il valore sulla base di quanto mi ha stuzzicato, siamo... Sì, insomma, si può dare mezzi voti, vero? 6,5. Ti ringrazio. Perfetto, sì, possiamo usare i mezzi voti senza problemi. Allora, velocemente, così dopo vi spieghiamo, vi diamo le indicazioni come dire i compiti a casa per la prossima puntata. Allora, ecco, la differenza, o meglio, è chiaro che noi stiamo facendo un pitch online e quindi è un po' diverso dal pitch reale, perché di solito un pitch è che voi spiegate a un produttore o un editore, in questo caso, il vostro progetto. Ecco, però quando lo spiegate all'editore dovete fargli capire la storia esattamente. Capisco che è online e quindi è giusto mantenere chiaramente un certo alone di mistero, perché altrimenti viene spiattellata la storia, e quindi è giusta la tua scelta. Tu hai scelto un genere, o meglio, diciamo un'ibridazione di generi che da raccontare è molto complicato in un tempo breve, perché diciamo grossa parte del tuo lavoro è ovviamente creando mondi alternativi di ambientazione, di creazione di mondo, eccetera, e di coerenza di questo mondo, e quindi è una roba piuttosto complicata, anche perché diciamo ha una certa dose di difficoltà ed è super difficile da comunicare in tempi rapidi, quindi questo mi è chiaro. In generale, io, vabbè, la storia a me
seguita. È una storia che ha dei punti oscuri, non ho capito esattamente tutto, però per quello che è il mio gusto personale, è una storia che potrei anche avere voglia di, quantomeno di approfondire, poi non so se leggere. E il mio voto finale è 6,5. Grazie. Allora, facciamo innanzitutto un brevissimo recap, così vediamo ad adesso come siamo messi con la classifica. Allora, Laura Tarchetti ha totalizzato 27 punti, Alessandro Domenici ha totalizzato 29 punti e mezzo e Alessandro Licchetta ha totalizzato 27 punti e mezzo, quindi direi che più o meno siamo ancora tutti lì, e quindi direi che insomma la gara è più viva che mai. So che sempre è brutto dire gara, ma alla fine è un gioco, è un torneo, quindi ci si mette in gioco. Le prove che vi proponiamo sono due diverse. La prima magari la presento io, la seconda la può presentare Trazzi. Allora, la prima prova che vi proponiamo si chiama Roulette Russa. Cosa significa? Noi vi daremo un tema, un genere e un luogo. Questi saranno i tre elementi che dovete usare nel vostro racconto, un racconto massimo di 3600 caratteri, quindi sono racconti abbastanza brevi, in cui vi chiediamo di utilizzare questi tre elementi. Allora, nel vostro caso, comunque ribadisco, riceverete mail, quindi non vi preoccupate di segnare, il tema che vogliamo proporvi è l'incomunicabilità tra genitori e figli, quindi questo è il tema che vi chiediamo di trattare. Il genere in cui ve lo chiediamo è un genere erotico, quindi già stiamo andando su un livello di complicanza. Il luogo di svolgimento è il Messico. Quindi la sfida che vi lanciamo è, ma fosse facile, vedete che sarà anche divertente. È un esercizio che noi abbiamo fatto varie volte, sia come, diciamo, l'abbiamo proposto e l'abbiamo anche fatto, e in realtà è molto più divertente di quello che sembra. La difficoltà spesso, poi dipende dai caratteri, può fare venire fuori idee che sono veramente interessanti. Lascio la parola a Trazzi per l'altra prova e poi ci salutiamo. Allora, se vi è tutto chiaro e siete presi dallo sconforto, ecco la seconda prova a cui sarete chiamati. Dovrete rielaborare un estratto di romanzi già noti e famosi nella storia della letteratura e lo dovrete riscrivere seguendo un nuovo genere che noi vi daremo e cambiando anche il periodo storico. Quindi nel vostro caso l'estratto che abbiamo scelto è dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley, che poi vi invieremo l'estratto. Dovrete riscriverlo in un genere di commedia ambientata nel Medioevo. Entrambi i testi massimo possono essere di 3600 caratteri. Allora, il primo è di 3600 caratteri, il secondo, diciamo, avete un estratto di una lunghezza, ecco, cercate di non andare oltre quella lunghezza lì, non sono estratti lunghissimi. Lo vedrete, è un estratto piuttosto preciso di Frankenstein. Ecco, vi chiediamo più o meno di rimanere su quel tipo di taglio. Non fate la Divina Commedia, neanche, ecco, non fate molto di più. Se lo fate di meno va bene, non è un problema, scelta vostra.